Ciao a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono la vostra amichevole Sam di quartiere. Vi piace l'intro? Insomma raga, 5 giorni fa c'è stato lo State of Play su Horizon Forbidden West. Ora, per chi non fosse un gamer e avesse aperto il video solo ed esclusivamente per il titolo, lo State of Play è un evento streaming periodico della Sony organizzato appunto per parlare delle novità nel mondo PlayStation. E pochi giorni fa è toccato al sequel appunto di Horizon Zero Dawn, che è un gioco bellissimo e la sua protagonista non è da meno. Ora, che vi stia simpatica o meno Aloy, è innegabile che il suo personaggio, sia fisicamente parlando sia come carattere, ci hanno saputo catturare da subito. Aloy in Horizon Zero Dawn è una ragazza di media altezza, robusta, atletica, con i capelli lunghi e il volto ricoperto dalle lentiggini. Insomma, uno schianto sia su carta che su schermo, qualche folle ha perfino insinuato che io e lei ci somigliassimo. E nonostante lo sbigottimento iniziale, devo ammettere che alla fine quel commento mi ha lasciato veramente lusingata. Perché Aloy è veramente bella, ma forse questa è la parte meno importante, perché Aloy non è convenzionale, ma soprattutto Aloy è un personaggio vero. Sì, perché parliamoci chiaro, sia Bayonetta che Tifa sono due ragazze belle da morire, ma salta subito all'occhio una cosa. Fighe, sì, ma quanto sono reali? Soprattutto nei videogiochi, ma non solo, gli stereotipi di bellezza femminile sono sempre stati un rigido dogma da rispettare. Fatele alte, magre, slanciate, tante tette e un bel culo. Capelli lunghi e mossi, e se riuscite a farle gemere mentre combattono, stiamo a cavallo. Sì, ma voi a questo punto vi starete chiedendo: Sam, ma se stavi parlando di un evento di videogiochi, perché ora te ne stai uscendo con il pippone sull'aspetto fisico di Aloy e compagnia bella? Raga, è esattamente quello che mi sono chiesta io 2 o 3 giorni fa, quando ho letto commenti del tipo: cosa è successo ad Aloy? Ah, se questo è il personaggio, di certo non mi comprerò il gioco, che schifo! E a quel punto io ero tipo: che me so persa, famo un passo indietro, non ci sto a capì niente. Ma poi raga, ho capito. Ho capito e la risposta era sotto il mio naso. Sono tornata a vedere lo State of Play e ho detto: stupida Sam, perché ti sei concentrata sul gameplay di Horizon quando il pubblico di veri pro gamer era così intento a notare tutti gli inestetismi della protagonista? E tra chi gridava al politicamente corretto e chi stava già scegliendo che acido usare per fondere la confezione del gioco, io ero lì che mi chiedevo: ma com'è che io sta cosa manco l'avevo notata? Sarà forse che io sono una dei pochi superstiti che privilegiano ancora il valore e il gameplay di un gioco alla mera fisicità del protagonista? Intendiamoci raga, non sono nata ieri, Nathan Drake e Lara Croft sono due buoni da paura. Ma nella vita di tutti i giorni siamo tutti come loro. Mi metto in prima fila. Guardatemi. C'è chi di voi che direbbe che sono una bella ragazza, chi invece mi ritiene brutta. Ma non è questo il punto. Non importa. Quello che importa è che per gli standard della nostra società, il mio fisico, come sono io, è un tipo di bellezza non convenzionale. Sono alta 1,70 m, peso 65 kg, ho fatto 8 anni di nuoto, quindi ho le spalle larghe, ho giocato a tennis, ho fatto basket, ho fatto palestra, quindi ho un corpo robusto. Ma la cosa più sacrilega, almeno per gli spettatori dello scorso State of Play, sarebbe che ho la mascella larga e il volto ricoperto di lentiggini. Ora non so se YouTube mi censurerà, ma fidatevi di me, ho un sacco di lentiggini. Insomma, se fossi un personaggio dei videogames, avrebbero già creato una mod per sfinarmi i fianchi e rimodellarmi il viso. Questo perché siamo da sempre stati abituati a ricevere quel tipo di fisicità e quel tipo di bellezza, che col tempo purtroppo sono diventate canoniche. Ma quando le società videoludiche iniziano a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di più inclusivo, ecco che tutti ci trasformiamo in stallieri ed iniziamo a spalare letame. E Selene è troppo vecchia, e Abby è troppo muscolosa, e Dina c'ha i peli sotto le ascelle, e Ellie è lesbica, e regà, ma che palle. Ma che palle. È vero che il fisico di Aloy è leggermente cambiato, ma è cambiato esattamente come il fisico di ognuno di noi cambia durante la crescita. Va bene che siano passati 6 mesi o poco più, va bene anche fare la battuta: ah, ma questi sono gli effetti della quarantena, una risata me la so fatta pure io. Ma arrivare a dire "io non comprerò il gioco perché la protagonista è brutta", pure fosse brutta veramente, non solo è indice della vostra piccolezza mentale, ma è anche un insulto al lavoro di centinaia di persone, che è un lavoro che si estenderà ben oltre alle lentiggini della protagonista. Comunque, come dicevo, in tanti hanno urlato al politicamente corretto.
ma si tratta veramente di politicamente corretto? Su questo non credo che ci sia una risposta univoca, però, visto che siamo sul mio canale, vi dico la mia. Io sono fermamente convinta che esistano due tipologie di politicamente corretto, quello giusto e quello sbagliato. Il politicamente corretto da evitare, per me, è l'estremizzazione di ogni cosa, rendere forzatamente personaggi di serie TV LGBT, creando storyline che non valgono nulla. In quel caso non state facendo un favore ai membri della comunità LGBT, quella non è una rappresentazione degna, è una rappresentazione ridicola, si vede che è forzata e le persone che hanno un minimo di senso critico capiscono che è una grande cazzata. Soprattutto se questi motivi non sono dati da qualcosa di stabile che sta a fondo o del senso del personaggio o del senso della storia. Il politicamente corretto sbagliato è anche quando si vuole creare necessariamente girl power aggiungendone a personaggi che ne sono già pieni. Un esempio ne è Mulan nel film. Mulan è uno dei personaggi più belli della Disney, probabilmente il mio personaggio femminile preferito della Disney, ma nel film è tutto ciò che di sbagliato ci può essere in una rivisitazione di un personaggio così iconico. Il politicamente corretto da sostenere, invece, è quello che promuove l'inclusività. Amici, la società è varia. Tutti siamo diversi gli uni dagli altri. Fisicamente e caratterialmente parlando, ognuno di noi dovrebbe essere rappresentato sia nel cinema, sia nei videogiochi, sia nei libri. Tante volte ho sentito parlare persone molto più grandi di me dire che ne so, quando compare una coppia LGBT in TV o in una pubblicità, ah, ci stanno facendo il lavaggio del cervello. No, non si tratta di lavaggio del cervello, si tratta di dare uno specchio a persone che fino a qualche decennio fa non lo hanno mai avuto in questo tipo di piattaforme. Lo specchio però non deve essere rotto, altrimenti pare una presa per il culo, ma su questo ci siamo già chiariti. Abby è muscolosa perché si sta allenando per sopravvivere in un mondo crudele. Dina, nella sua realtà post-apocalittica, probabilmente non avrà trovato una lametta per radersi le ascelle, o semplicemente in quel momento non è la sua priorità, visto che stiamo parlando di una storia ambientata in un survival horror. Ellie è lesbica dal primo DLC di The Last of Us nel 2013. Dove lo vedete il politicamente corretto? Aloy è semplicemente normale, né magra né grassa, ma anche se fosse stata grassa sin dal primo gioco, perché poi una coerenza ci deve essere ovviamente, anche se lo fosse stata, non ci sarebbe stato nulla di male. Thor, da che era un palestrato scolpito, un vero e proprio dio nei primi film, in Endgame è diventato quello che tutti ricordiamo. Eppure, perché non mi ricordo nessuno che protestò per questa cosa? La verità, raga, è che Aloy rappresenta un tipo di ragazza che fa parte della nostra società, fa parte della nostra realtà, e grazie a un personaggio e a personaggi come Aloy, quel tipo di ragazza, che potrei essere benissimo anche io, da qui in poi si troveranno rappresentate. I videogiochi, raga, come i film, come i libri, come un dipinto, sono arte, e l'arte è fatta per emozionare. Certo però, se voi volete ridurre tutto alla mera attrazione erotica, allora ho un paio di siti in mente sui quali reindirizzarvi, ok? Bella!